Mi sono tenuto, per i pochi minuti che mi rimangono, una parte 4 sugli aspetti giuridici dell'open access e dell'open science data, potremmo dire anche, perché così chiudo il cerchio. Allora, in questa sede dire che cos'è open access mi sembra offensivo anche riguardare, cioè, le lascio nelle slide perché secondo me sono dei punti di riferimento, però quello che mi interessa è il famoso, diciamo, requisito 1 della dichiarazione di Berlino, no? Quello che vi ho già citato prima. L'autore e il detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale. E l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente, e a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque l'attribuzione della paternità intellettuale originaria. È un po' un giro di parole giuridichese, legalese, ma nei fatti cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che delle varie licenze Creative Commons, diciamo seguendo il modello Creative Commons, che è fatto di 6 licenze più una dichiarazione di pubblico dominio che è il CC0. Rimangono dentro solamente le prime, cioè non basta aver scelto una Creative Commons per fare Open Access, ma dobbiamo scegliere delle Creative Commons precise, cioè possibilmente l'attribution e l'attribution share alike. Già l'attribution no derivatives io l'ho messa con un tratteggiato perché in alcuni casi, forse in caso di particolari esigenze, può essere ammessa, però se voi leggete la dichiarazione di Berlino è molto chiara. Cioè le uniche coerenti con la dichiarazione di Berlino sono le prime due, attribution e attribution share alike. Si aggiunge poi il CC0, perché CC0 è una dichiarazione che crea artificialmente una situazione di pubblico dominio, e quindi è chiaro che è più libera, è ancora più libera di un'attribution, perché non devo neanche riconoscere la paternità all'autore, no? Si usa molto negli open data pubblici, nei dati provenienti da pubbliche amministrazioni. Avrebbe molto senso usare il CC0, questa è la paranoia che hanno alcuni enti di pubblica amministrazione per cui devono riconoscere una paternità, mi sembra davvero eccessiva. Vabbè, anche qua con la presenza di Elena Giglia parlare di Green Road e Gold Road lo trovo fuori luogo, però ecco, mi raccomando sulle accezioni, cioè anche sull'utilizzo della parola open access, del termine open access. Open Access è quella cosa che è definita nella dichiarazione di Berlino ed siamo d'accordo tutti perché l'hanno firmata centinaia di istituzioni di ricerca e accademiche, quindi quando sentite editori o altri enti spacciare utilizzare la parola Open Access a casaccio solo perché hanno un PDF da scaricare sul loro sito, magari dopo che ti sei registrato, quella roba lì non è decisamente Open Access, ok? Basta, vi lascio i miei recapiti appunto. Ecco, anche LinkedIn è un modo per rimanere in contatto e spero che insomma, sia arrivato a colpire i punti giusti. Adesso vediamo un po' di dibattito, che cosa viene fuori. Grazie a tutti. Anche le mie slide sono sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike.